Giovanni Nortu, presidente dell'ADA di Nuoro, l'Associazione per i diritti degli anziani. Quest'anno la vostra associazione ha deciso di destinare una quota del 5 per 1000 per l'acquisto di beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose, un'azione che svolgete in collaborazione con l'assessorato comunale ai servizi sociali per portare un momento di conforto alle famiglie nuoresi che sono in difficoltà in questo periodo natalizio. Come nasce questa idea? Questa idea nasce soprattutto con il 5 per 1000 che ogni anno l'ADA nazionale distribuisce alle varie sedi. Siccome noi facciamo una campagna per il 5 per 1000 per poter avere delle opportunità, soprattutto di fare corsi formativi, aiutare le persone in vari bisogni e più facciamo delle uscite culturali, però quest'anno oltre la ginnastica dolce postulare abbiamo deciso anche di devolvere parte del 5 per 1000 per quanto riguarda l'acquisto dei beni di prima necessità per delle famiglie bisognose di Nuoro, perché in questi giorni si sente molto il bisogno, visto la situazione economica nazionale e tutto. E noi, come il nostro motto è i volontari non vi lasciano mai soli. Questo era una cosa importante, perché noi, oltre a fare queste azioni, abbiamo fatto anche quest'anno, ai primi dell'anno, anche le spirometrie gratuite, 60 spirometrie presso nella nostra sede, e dunque c'è stato un riscontro abbastanza positivo, perché con i convegni anche sanitari che facciamo parliamo di invecchiamento attivo e anche soprattutto anche di scambi intergenerazionali.